cosa stanno facendo lì davanti, lavoratrici e lavoratori, che chiedono di poter continuare. Stanno bloccando la strada, quando noi stavamo facendo passare le macchine stavamo semplicemente marciando fino davanti al Parlamento per arrivare a dare il nostro sostegno ad altri lavoratori e lavoratrici come noi, che stanno lottando contro un governo che non ci ascolta. Hanno deciso arbitrariamente di fermarci e di bloccare loro la strada. Noi non stavamo creando assolutamente nessun disagio, non stavamo facendo un blocco stradale, stavamo semplicemente camminando su una strada semipedonale per arrivare davanti al palazzo del governo, com'è legittimo che sia per ogni cittadino potersi rivolgere alle istituzioni che dovrebbero rappresentarlo. E invece no, invece la reazione è questa. Il grido d'allarme di nuovo viene ignorato, le persone di nuovo fermate e riceveremo nuove denunce, nuovi fogli di via, nuovi arresti. Per cosa? Permettermi di filmare, dovete permettermi di filmare l'attività di polizia, è un mio diritto, questo è un abuso, la polizia non mi sta permettendo di esercitare un mio diritto, qui c'è la stampa, non mi sta permettendo di esercitare un mio diritto, devo filmare l'attività di polizia e mi stanno portando via, chiedo alla stampa a dimostrare l'abuso della polizia. Io sono qui per filmare, non stavo manifestando, sono qui per filmare, sono un osservatore legale e mi stanno portando via. La stampa mi sta portando, la polizia mi sta portando via. Mi sta portando via, non potete farlo, è un mio diritto. Gli occhiali, mi stanno togliendo gli occhiali, è un mio diritto. Poter filmare la